Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Filippo Garis, uno dei protagonisti di questo Morazzo dello scorso anno. Sei stato anche nella nostra top 11 della fedeltà. Ti chiedo intanto questa preparazione come sta andando e come stai vedendo i tuoi compagni, anche i nuovi ragazzi che sono arrivati. Certo, abbiamo iniziato da poco, però stiamo iniziando appunto a conoscere soprattutto i nuovi innesti per appunto cercare di finire appunto la rosa e avere una rosa competitiva. Abbiamo visto il calendario, abbiamo visto le squadre. Crediamo di avere appunto una rosa competitiva come tutte le altre. Gli obiettivi sono chiari, quelli di far bene, migliorare, se non pareggiare o migliorare appunto gli obiettivi raggiunti l'anno scorso, e stiamo iniziando a lavorare per questo. Proprio sull'anno scorso ti chiedo un sunto un po' di quello che è stato, un Morazzo che ha raggiunto i playoff l'ultima giornata, anche a livello personale, come dicevamo tu nella top 11, comunque hai giocato tantissimo, vuoi bissare anche questa parte qui? Certo, dal punto di vista personale reputo un'ottima stagione. La stagione della squadra, certo ci sono stati alti e bassi come per ogni squadra alla fine può succedere. Siamo stati bravi a raggiungere quello che era l'obiettivo principale, l'obiettivo iniziale, che era quello dei playoff, e appunto dobbiamo cercare forse di limitare il più possibile quelli che sono i momenti no durante l'anno, oppure cercare almeno di superarli il più velocemente possibile. Questo credo sia l'obiettivo principale. Certo, l'anno scorso avete iniziato molto bene il campionato con una serie di vittorie, poi tanti pareggi di fila. Ti chiedo, questo campionato invece del 2024-2025, come te lo aspetti? Che girone ti aspetti, soprattutto anche con l'innesto della Fossanese del Salice? Credo che sia appunto, come abbiamo visto, le squadre molto equilibrato. Non ci sono squadre che sulla carta appunto sono più deboli o più forti in partenza. Credo che non ci siano appunto gap tra le squadre, siamo tutti allo stesso livello di partenza. Poi vabbè, naturalmente tocca a noi, e i fattori naturalmente lo sappiamo, all'interno di una stagione sono tantissimi, quindi bisogna cercare appunto di fare il nostro e di evitare più problemi possibili all'interno dell'anno. Certo, e invece il girone come lo vedi? Abbiamo visto anche, come dicevi, equilibrato. Ti chiedo se ti aspetti un inizio sprint del tuo Morazzo per cercare di accumulare anche certo, più come punti. Certo, l'obiettivo è sempre quello, fare più punti prima possibile. Come siamo partiti l'anno scorso, credo siamo partiti molto bene, cercare di prolungare il più possibile i periodi ottimali della stagione, quindi appunto cercare di emulare la parte iniziale della scorsa stagione. Ti chiedo ancora questo, poi ti lascio andare tranquillo. Ti chiedo, questa preparazione, c'è stato qualcosa di particolare che poi andrete ad analizzare, ad approfondire per migliorare durante la stagione? C'è qualcosa che... Credo che i mister abbiano le idee chiare su quello che sia appunto la loro idea di calcio. Vogliono fare sicuramente dei cambiamenti che poi ci proporranno. Le idee appunto sono chiare, si spera di far bene, e niente, seguiamo tutti i mister e speriamo nel miglior risultato possibile.